Ok, chiedo nuovamente conferma, dovreste tutti vedere la mia presentazione. Ok, Sì. perfetto, grazie. Quindi questo pomeriggio ci focalizzeremo su IRIS, che è l'infrastruttura di ricerca europea dedicata all'Heritage Science. Inizierò io quindi con una introduzione a quello che è IRIS, lo stato attuale dei lavori per la costruzione di IRIS, e poi passerò diciamo, la parola a due colleghi che sono Nikos Papadopoulos del FORTH di Creta, come diciamo, rappresentante della piattaforma MOLAB attualmente offerta dal progetto europeo per NHS, e poi alla collega Maria Elena Fedi, che invece farà da rappresentante per la piattaforma FixLab, sempre del progetto europeo Hyperion HS. Io sono David Buti, sono un conservation scientist e attualmente mi occupo del coordinamento della piattaforma MOLAB a livello italiano. Sono anche incaricato dell'help desk per gli utenti sempre del nodo italiano di IRIS. E mi occupo anche dell'help desk utente a livello europeo in Hyperion HS. Quindi per tutti coloro che sono interessati ad applicare, ad accedere ai servizi dell'infrastruttura, sappiate che io sono a disposizione per qualsiasi informazione e aiuto in merito. Quindi entriamo nel vivo di questo pomeriggio, sessione pomeridiana su IRIS. IRIS è, come vi dicevo, European Research Infrastructure for Heritage Science, questo è l'acronimo, e offre delle opportunità di accesso a laboratori e strumentazione all'avanguardia nel campo delle scienze del patrimonio culturale per chiunque lavori nell'Heritage Science. Se accedete al sito della Commissione europea, trovate anche la definizione di cos'è un'infrastruttura di ricerca. Le infrastrutture di ricerca sono tutte quelle strutture, risorse, servizi che sono utilizzati dalla comunità scientifica per condurre la propria ricerca e per promuovere l'innovazione. E le infrastrutture di ricerca includono, ma non solo, anche attrezzature scientifiche su larga scala, set di strumentazioni, risorse come collezioni, archivi, dati scientifici e anche sistemi informatici. E dato che in questo caso si sta parlando di un'infrastruttura di ricerca dedicata all'Heritage Science, nell'ambito della community di IRIS si è sentita anche la necessità di ridefinire o comunque di dare una migliore definizione di quello che è l'Heritage Science, che io vi riporto in questa slide proprio come definizione. Quindi l'Heritage Science è quel dominio interdisciplinare di tutti gli studi scientifici rivolti al patrimonio culturale. L'Heritage Science si basa su tutte quelle discipline che possono essere di natura umanistica, scientifica, ingegneristica, e si focalizza anche sul promuovere la comprensione, la cura e l'uso sostenibile del patrimonio culturale, così che esso possa sia arricchire la vita delle persone sia oggi che in futuro. Con questo termine si comprende ogni tipologia di ricerca scientifica che è rivolta non solo all'opera dell'uomo, ma anche all'opera combinata di uomo e natura, e che quindi abbia un valore per le persone. Qual è la visione generale dell'infrastruttura? È quella di alimentare una ricerca interdisciplinare che coinvolga gli oggetti del patrimonio culturale, che coinvolga le collezioni, coinvolga gli edifici, quindi anche beni architettonici ed anche i siti, sia paesaggistici che archeologici, e questo con lo scopo di promuoverne la comprensione e anche quello di trasferire poi il bene culturale, il patrimonio culturale anche alle future generazioni. Come opera? Ha diversi punti nella sua mission. Innanzitutto fornisce accesso a strumentazione all'avanguardia, a servizi all'avanguardia, accesso alle comunità di ricercatori che comunque vogliono supportare degli avanzamenti in campo dell'Heritage Science. Si rivolge o comunque comprende
delle competenze interdisciplinari ad ancoraggio, stimola anche l'innovazione nell'ambito delle strumentazioni scientifiche, sia su larga scala che su media scala, anche strumentazioni e tecnologie portatili e anche nel data science. Ed inoltre tende o vuole rafforzare tutte quelle competenze, sia per i ricercatori che per le organizzazioni che anche nell'industria, competenze che permettano quindi di sviluppare sia conoscenza e innovazione sempre nell'ambito del patrimonio culturale. E i suoi valori principali sono innanzitutto che l'approccio dell'infrastruttura è orientato verso l'oggetto, oggetto di qualsiasi tipo, come vi dicevo, l'oggetto di per sé come manufatto, come oggetto facente parte di una collezione, come un bene architettonico, come un sito archeologico e così via. Un altro dei valori principali è l'interdisciplinarità, le competenze come primo elemento. Per quanto riguarda procedure e utilizzazione e diffusione dei dati, si basa sull'interoperabilità. E per quanto riguarda i servizi, qualità e professionalità. Questi sono i valori principali di Iris. Vediamo com'è strutturata. Si sta lavorando per far sì che Iris diventi una struttura, un'infrastruttura permanente europea. E siamo sulla giusta strada per arrivare a questo traguardo. Quando Iris sarà effettivamente a tutti gli effetti una struttura permanente, ci sarà un Central Hub a coordinamento CNR italiano e il Central Hub sarà situato a Firenze e il Central Hub di Firenze coordinerà tanti nodi nazionali che a livello nazionale organizzeranno le strutture afferenti al nodo nazionale. Inoltre, i nodi nazionali faranno sì e si impegneranno per far sì che ogni singolo paese afferente all'infrastruttura provveda anche ad un sostentamento finanziario dell'infrastruttura. Come si è arrivati a questo punto? Alle spalle di Iris ci sono più di 20 anni di cooperazione europea, si è partiti alla fine degli anni 90 con uno dei primi progetti, sempre a coordinamento italiano, che era il LabStack, e lì via via diversi progetti finanziati dalla Commissione europea, come UArtec, Carisman e Perion-CH. E attualmente siamo nel mezzo di Perion-HS, che possiamo definirlo come il braccio operativo dell'infrastruttura. Dal 2022 in poi, quello che si vuole fare è quello che si spera che Iris diventi, come vi ho detto, un ERIC, che nella terminologia, negli acronimi, mille acronimi della Commissione europea, sta per European Research Infrastructure Consortium, quindi sarà una infrastruttura permanente. Si sta lavorando per questo. Quindi si sta anche prendendo contatti con i diversi paesi per capire chi effettivamente farà parte del consorzio come Stato membro. Come vi dicevo, però, attualmente Iris fornisce dei servizi, quindi opera a diversi livelli e lo fa tramite progetto europeo Iperion-HS, che come vi dicevo è il braccio operativo di Iris, e fornisce quindi accessi a strumentazioni, a laboratori, ad archivi. Opera anche nel campo della formazione con training camp, webinars e anche nella disseminazione. E questo lo dicevo, lo fa sia in ambito europeo con il progetto Iperion-HS, ma lo fa anche in ambito nazionale perché ci sono alcuni dei nodi dell'infrastruttura che attualmente sono attivi, come ad esempio il nodo italiano e il nodo polacco, che attualmente hanno la possibilità di fornire accesso a strumentazione sia portatile che fissa. Per quanto riguarda il progetto Ripeo, come vedete in questa mappa, ci sono 24 paesi che sono partner in Iperion e all'interno di questi 24 paesi 67 organizzazioni in totale che operano a diversi livelli, quindi sia in campo di formazione, in campo di ricerca e nel campo dell'accesso vero e proprio a strumentazione ed archivi e collezioni. Per quanto riguarda invece il nodo italiano di Iris a livello quindi nazionale, abbiamo INFN, CNR ed Enea, con dei sottoistituti che operano effettivamente nell'ambito dell'accesso.
Ma parliamo quindi di quello, diciamo, che è uno dei nodi principali che vorrei mostrarvi oggi, cioè ovvero la possibilità da parte vostra, quindi da parte della comunità di ricercatori, di accedere ai servizi di Iris. Iris offre la possibilità di accedere a quattro diverse piattaforme, che sono la piattaforma Digilab, ArcLab, FixLab e MoLab, tutti acronimi ovviamente. Partiamo dal Digilab, dove abbiamo quindi una piattaforma che mette a disposizione su base cloud servizi e dati per la comunità. Si basa su principi quali principi di FAIR, quindi findability, accessibility, interoperability e reusability dei dati. Si basa sui principi di open data ed open science. E in questo momento il Digilab coopera con altri progetti di infrastrutture che lavorano nello stesso ambito e che sono Daria, scusate, Parthenos e Ariadne. La seconda piattaforma è quella ArcLab, e in questo caso la piattaforma ArcLab mette a disposizione della comunità archivi che possono essere di istituti di restauro, come ad esempio l'Opificio delle Pietre d'Ora a Firenze, archivi di musei, British Museum, oppure altri musei dei nostri partner europei e così via. Quindi se un ricercatore ha bisogno di accedere a una collezione, ad esempio, collezione di manufatti, collezione di campioni, collezione di oggetti, oppure report analitici, report scientifici, che fanno parte dell'archivio di un museo, può fare domanda alla piattaforma ArcLab di Hyperion e tramite un bando, se questo bando viene vinto, può accedere gratis a questo archivio. Similmente lo può fare per i laboratori fissi e per le large-scale facilities, come possono essere ad esempio sincrotroni, acceleratori di particelle oppure sorgenti di neutroni, quindi laboratori fissi, dove il ricercatore può portare il soggetto e il suo campione e può effettuare le sue analisi. E l'ultima, MoLab, che invece è la piattaforma dedicata alla strumentazione mobile, dove in questo caso è la strumentazione mobile, che il laboratorio mobile che si sposta e raggiunge l'oggetto da dove esso è situato. Attualmente in Hyperion HS, quindi a livello europeo, solamente le tre piattaforme ArcLab, FixLab e MoLab sono attive e quindi forniscono accesso, mentre la piattaforma digitale è in fase di costruzione e si spera che alla fine del progetto, quindi alla fine 2023, si riesca ad avere una piattaforma Digilab operativa e quindi messa a disposizione della comunità. Vorrei brevemente farvi vedere come è strutturato il catalogo dei nostri servizi, perché vorrei far sì e vorrei invitarvi proprio a prenderne visione, perché tutti voi siete potenzialmente utilizzatori dei nostri servizi e soprattutto siete potenzialmente persone che possono usufruirne per la vostra ricerca, perché Hyperion, come anche Iris a livello nazionale, può proprio dare un valore aggiunto alla vostra ricerca. Se visitate il sito del progetto europeo e nel nostro catalogo, vedete ci sono le tre piattaforme e se cliccate nelle diverse piattaforme, ad esempio in ArcLab, potete vedere tutta la lista di archivi che sono attualmente disponibili all'interno del consorzio di Hyperion HS. Ne evidenzio solo alcuni che ritengo possano essere più interessanti e utili dal punto di vista archeologico, come il British Museum, il Groningen Institute of Archaeology o il centro di ricerca e restauro dei musei di Francia, che è situato al Museo del Louvre. E se cliccate in uno degli archivi presenti in lista, avete poi una descrizione dell'istituto, dell'archivio, informazioni di contatto, qualora voleste avere maggiori informazioni sulla tipologia di materiali che hanno e così via. Similmente, se invece entriamo nel catalogo di FixLab, qui abbiamo invece delle macrocategorie dove all'interno di ogni singola categoria di analisi, come ad esempio analisi per la datazione, analisi biologiche, analisi per l'invecchiamento, se entrate avete tutta anche qui una lista di tecniche che possono essere utilizzate per una specifica funzione, come ad esempio, vi riporto qui nella slide, tecniche di datazione. E se poi entrate nello specifico in una delle tecniche di datazione, nuovamente avete una scheda che vi dà informazioni sulla
la tipologia, quindi una descrizione della tecnica di datazione, chi può effettuare all'interno del consortium questa analisi ed informazioni di contatto, anche qui della persona responsabile che può aiutarvi nel presentare la vostra domanda e quindi nel migliorare la vostra domanda in base al tipo di ricerca che volete effettuare, quindi su ad esempio i vostri campioni e così via. Molto simile il catalogo di MOLAB, lo stesso, anche qui delle macro categorie, se si rientra in una delle macrocategorie, poi c'è tutta una lista di analisi. Questa di remote sensing è stata inserita nell'ultimo progetto europeo, non era presente prima, proprio per rivolgersi alla comunità di archeologi che prima, probabilmente per la tipologia di analisi che era offerta, erano meno rappresentati. Tutta questa serie di analisi è pensata principalmente anche per la prospezione archeologica e quindi proprio per il campo archeologico. E anche qui, se si seleziona una delle tecniche, avete la scheda informativa e informazioni per il ricercatore che è responsabile della tecnica. Per quel che riguarda invece il catalogo italiano, molto più semplificato, se andate nel sito di Aris Italia, avete una lista di tecniche che riguardano solo la piattaforma MOLAB, perché a livello italiano attualmente solo il laboratorio mobile è disponibile. E anche qui, se poi cliccate su una delle voci, otterrete un'informazione con una scheda tecnica per quel che riguarda la tecnica a cui siete interessati. Attualmente ci sono due bandi aperti ogni anno per i Perion HS, circa ogni 5 mesi. Il prossimo si sta per concludere e ce ne sarà poi un altro a settembre e a fine febbraio. A livello italiano invece abbiamo un bando annuale e solitamente la scadenza per presentare le domande è alla fine di ogni febbraio. E vorrei darvi un'idea generale di come poter inviare una domanda per accedere ai servizi di Perion. Molto semplicemente andando nel sito ci si può registrare creando un account. Si può visitare il catalogo che vi ho fatto appena vedere, selezionando le tecniche o gli archivi a cui siete interessati e che sono utili potenzialmente per la vostra ricerca. E nel momento in cui avete selezionato archivi o tecniche, potete iniziare a scrivere la vostra domanda. E nel momento in cui iniziate a scrivere la domanda, c'è un modo online da compilare con informazioni generali, sul progetto, sul proponente, quindi informazioni sul background. Informazioni sul curriculum vitae del proponente, informazioni sull'oggetto o sull'archivio che intendete visitare. Alla domanda va poi allegato la descrizione di un progetto. È una descrizione molto breve dove c'è un modulo già con delle sezioni non precompilate ma differenziate perché è un modulo che va compilato seguendo la lista di sezioni che vanno indicate, appunto, e va allegata alla domanda. Una volta poi accettati i termini e condizioni, quindi prendendo visione anche dell'access policy offerta dai Perion, si può inviare infine la domanda. Per Iris Italia è tutto molto più semplice, si scarica semplicemente un modulo in formato Word che va compilato con le medesime informazioni, quindi informazioni sul proponente, sulle tecniche richieste, con una breve descrizione del progetto, va firmato e rinviato semplicemente all'email del desk di Iris Italia. In entrambi i casi, quindi sia a livello europeo che a livello italiano, si effettua uno stesso procedimento di valutazione, c'è cioè prima una valutazione tecnica dal punto di vista tecnico essenzialmente, effettuato dai responsabili dei laboratori, laboratori o archivi che avete richiesto nel vostro progetto, e poi si passa ad una valutazione invece scientifica da parte di una commissione indipendente internazionale. E tutto questo procedimento di valutazione più o meno dura 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Quindi a partire dalla scadenza, qualora il vostro progetto fosse selezionato, si può pensare quindi ad un accesso da parte vostra, dell'infrastruttura, quindi dei servizi dell'infrastruttura, a partire più o meno da 2 mesi e mezzo dalla scadenza.
Vorrei anche qui indicarvi quali sono i criteri che vengono utilizzati per la valutazione, perché molto spesso, abbiamo visto, sono utili a chi vuole mandare una domanda per richiedere accesso ai servizi di Iris e di Perion, e che sono dei criteri che devono essere tenuti in considerazione, perché sono proprio quelli che vengono valutati dalla Commissione. Come vedete, ogni criterio ha un suo diverso peso nel voto finale, e si parte da un'eccellenza scientifica e dallo stato dell'arte nell'ambito della tematica del vostro progetto di ricerca. In generale va considerato che qualsiasi ricerca o servizio che viene richiesto all'infrastruttura non deve essere considerato come un'analisi di routine, ma deve essere proprio inglobato in un progetto di ricerca che abbia quindi un senso. E il progetto deve proprio promuovere la ricerca e creare della nuova conoscenza nell'ambito e nella tematica della vostra ricerca. Molto importante e preso in considerazione dalla commissione valutatrice è la valorizzazione e il piano di disseminazione. Sicuramente quello che va considerato quando si parla, ad esempio, di pubblicazione, di condivisione dei dati e dei risultati che provengono dagli accessi dell'infrastruttura è l'open access. Essendo finanziata l'infrastruttura dalla Commissione europea e dal MUR a livello nazionale, quindi da fondi pubblici, tutto quello che viene prodotto deve essere fruibile e aperto, non può essere un qualcosa di chiuso e poco fruibile. Va considerato sicuramente una disseminazione non solo per comunità specializzate, quindi le comunità a cui noi tutti apparteniamo, ma quindi anche un pubblico generale, si pensa ad esempio a visitatori di musei o di siti archeologici. E lo stesso va fatto sia a livello internazionale che a livello locale. Per quanto riguarda la competenza del gruppo di lavoro, va considerata ad esempio la multidisciplinarità, è sicuramente un valore aggiunto rispetto a un gruppo di proponenti dove tutti provengono dallo stesso ambito. Ed infine, come potential impact, è un impatto, ovvero diciamo, l'impatto potenziale che il vostro progetto potrebbe avere per l'intera comunità, quindi non solo localmente. Per concludere, vorrei solo darvi qualche indicazione in numeri della richiesta in ambito archeologico dei servizi offerti da Iris Italia e dai Perion Access a livello, scusate, europeo. Pensate che al primo bando di Iris Italia, quindi a livello nazionale, abbiamo ricevuto circa 32 domande. 11 di questi, quindi circa un terzo, provenivano dal campo archeologico. E simile scenario in ambito europeo. Ultimo bando che si è concluso con scadenza a fine 2021, abbiamo avuto 45 domande, 16 di queste provenivano dall'ambito archeologico. 12 per richiedere accesso a laboratori fissi e 2 per quelli mobili. Quindi per farvi capire che una grande fetta di richiedenti proviene dall'ambito archeologico, e questo per farvi capire che effettivamente l'infrastruttura può dare un valore aggiunto alla vostra ricerca in ambito archeologico. Quindi se siete curiosi e comunque avete intenzione di accedere o comunque siete interessati ai servizi dell'infrastruttura, io vi invito a visitare tutti i diversi link, sia per quel che riguarda il nodo italiano e l'offerta italiana che a livello europeo. Vi riporto qui anche i link e gli indirizzi email degli user help desk di cui sono incaricato. Quindi per qualsiasi cosa siamo a disposizione, a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o aiuto abbiate bisogno. E io concluderei la mia parte, quindi ringraziandovi. E non so se ci sono domande in merito. Se non ci sono domande, o se le domande verranno più avanti, mentre parleranno i miei colleghi, posso introdurre anche il secondo speaker, che è il collega Nikos Papadopoulos. Per introdurlo, mi switcherei all'inglese, così da poterlo introdurre propriamente. Se
So, Nikos, I would like to give you the floor. I would like to introduce you first, very briefly. Nikos holds a bachelor's degree in geology and a PhD in applied geophysics from the University of Thessaloniki in Greece. He was a postdoctoral researcher at the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, was also a visiting fellow researcher at the University of Arkansas and research associate at the Chicago Field Museum of Natural History. In 2009, joined the Foundation for Research and Technology of Hellas, the Fourth, where he's currently research director of applied geophysics in cultural heritage. His research interests include the numerical modeling and inversion of resistivity tomographic data, the implementation of diverse geophysical methods for near-surface archaeological, environmental, urban, shallow marine applications, and the application of geoinformation technologies in cultural and natural resources management. He has coordinated numerous archaeological geophysical projects in and outside Europe, and he is associate editor of Journal of Archaeological Prospection and Near Surface Geophysics and guest editor in Remote Sensing. Last but not least, is one of our amazing MOLA providers in Hyperion HS. And today he will give a seminar entitled Geophysical Prospection in Archaeological Research. So, Nikos, the stage is yours, and thank you again for having accepted our invitation. David, thank you very much for this nice introduction. I would like to thank you all for being here. Thank you all for, and David, thank you also for inviting me to give this short lecture. I hope it's going to be interesting for the audience. I'm going to share my screen. Okay. Can you see the? Yes, Nikos, we can see it, your presentation. Okay. So, as David said, I'm going to give a small insight about how geophysical prospection can be used in archaeological research based on some examples that they have been implemented in our lab the last years. Just to understand what our lab is doing since 1996, that it was established in Rethymno. It has four main directions, including going from the larger scale to the smaller scale. That includes satellite and aerial remote sensing, geophysical prospection, geographical information systems, photogrammetry, and virtual and augmented reality and virtual reconstruction. And all these, they are coupled together in order to promote and manage the cultural and the natural environment. So in a sense, it combines all these different branches, all these different methodologies and different technologies include naming geoinformatics in order to map and promote the cultural environment. Today we're going to mainly focus on the second branch, which is the geophysical prospection. And just a small introduction of what geophysics is. Geophysics is a word that comes from the Greek word gea, which means earth, and physics. And it is actually the science that it uses the laws of physics in order to determine the different physical properties of the interior of the earth. So in other words, we're trying to utilize and apply and try to solve the different laws and the different equations that govern the different phenomena, the physical phenomena, and use specific methods, techniques, tools, instrumentations, and processing algorithms in order to extract quantitative information about the properties of the subsurface. Depending on the scale, there are geophysical methods. Geophysics can be divided in global geophysics, which is actually the methods that are used in order to study the interior of the Earth,
the gravity field of the Earth, the magnetic field of the Earth, the earthquakes, and also the volcanoes that the volcanoes in the Earth. And then when we narrow the scale, we have the branch of applied geophysics. It is also known as exploration geophysics, since it is the method that it was actually applied in the first stage for oil exploration. But the last years, but in the last years, geophysical methods have been applied also to solve hydrogeological, geotechnical problems, to monitor the water leakages or to monitor the flow of contaminants, and etc. And of course, under this framework, geophysical methods, the last 60 years, they have been also used in archaeology, as we're going to show later. And in essence, what the geophysical methods are trying to do is we're trying to measure specific specific physical parameters, which means the resistivity of the subsurface or the conductivity, the velocity of the seismic waves, the magnetization of the rocks, the gravity field or the magnetic field, the density of the rocks, any kind of different kind of physical properties that we can imagine in an effort to see if these measurements, they can give us some kind of differentiation of the measurements in related to the background, as we see here, which this is defined as the geophysical anomaly, which is known as a disturbance of the field that we're measuring, the property that we're measuring, and we're trying to locate and correlate these differences with specific subsurface structures. Now, why do we apply geophysics in archaeological research? Geophysical methods, in general, they are non-destructive because we're using methods that are trying not to interfere with the environment and not to destroy it. They have a certain flexibility because we can transfer instrumentation from site to site relatively easy. Nowadays, they are fast and they are efficient in order to cover extensive areas. They need limited human resources and they are relatively also affordable in terms of the financial logistics of such a survey. So this in contrast to a traditional excavation, we can understand the basic differences that excavation is destructive, it is time consuming, we need large human resources and it's quite expensive. However, we have to keep in mind that geophysical methods, they're not coming to replace excavation, this is not the effort, but we have to think it as a tool that it is going back and forth with the archaeological survey, with the archaeological excavation, in general with the archaeologists, in order to give an extra layer of information and guide and help the archaeological research in specific targets and help to answer specific questions. Now, the general framework of using the geophysical prospection is that we have to take some initial measurements in the field. Then we have to apply some specific algorithms to enhance the signal, to eliminate the noise, to discriminate the signal, which is important in relation to the background noise, to reconstruct and create subsurface models of out of these measurements, visualize and make a specific mapping, either horizontal maps or vertical maps or fluid maps, as we're going to see later, and then to answer question about where are we going to excavate, what type of feature are we going to excavate, how deep is this feature, is this feature is a wall, is it a ditch, is it a void, is it a chamber, and then create, and based on this to create also a database about the typological features, also in the spatial, also in the temporal dimension. As I said, there are three main categories that the geophysical methods, they have been applied in archaeology.
First of all, they can be used in plan or non-rescue excavation in order to guide the archaeological strategy before the archaeological excavation is going to start, or during the excavation process at a particular locality. Also, they have been used and they can be used in rescue archaeological excavations during, for example, large construction works, in order to provide a rapid assessment in advance of these construction works and targetly to help the archaeological excavation reveal what lies beneath the earth. And also, lately, it has been also applied in landscape archaeological surveys in order to support such kind of projects and map in a larger extent the landscape. Also, there are a number of other special, I would say, or more focused applications depending on the needs, and some of these examples we're going to see also later. Now, the methods that they are used mainly in archaeological prospections, archaeological prospection, is the magnetic method. The magnetic method or the magnetic techniques, they are based on trying to measure the small differences of the geomagnetic field and how this the magnetic field of the earth is interacted with the structures that they are below the surface. So, for example, if there is a kiln, show a kiln that it is buried below the subsurface, this can show an enhanced magnetic susceptibility of the subsurface. And when we have very precise and very accurate measurements that they call magnetometers, we can map such kind of disturbances of the local magnetic field, or we can also map the outline of roads or buildings that they are buried below the subsurface. Also, lately, beside the magnetometers that they are handheld, that they're used in order to cover the area, carrying the instrument on our hand, there are also the modern instrumentation that they're so-called multi-sensor instrumentation, that it is, as we see in the picture, an array of different magnetometers that they are all connected to a connecting box, the connecting box that controls the measurements is also connected to the small touchpad to see the tracks along the line, that along the field that we are scanning, and also a GPS in order to know the position of the measurements. And if we want to speed up more the process, then all these systems, it can be used to be towed behind a motorbike in order to have extensive mapping of the site. In such a case, an example of such an extensive survey, it comes from central Greece and the plateau of Kranon, which is a Hellenistic site. So on the left side, you can see the map, the magnetic map of the Acropolis of the site. And on the right side, the interpretation out of these magnetic measurements. So we can clearly see the outline of the wall of the road system, that it is extended in almost a hypothalamian layout in roads that they are extending from south to north. Also roads that they are crossing along the east-west direction. And the extra information that we can have is also some buildings, some structures, some structural remains that they are attached along these roads. Now, if we also apply these kind of methods in Neolithic sites, in prehistoric sites, then on the lower left image, we can see how magnetic images can map the ditches around this kind of Neolithic settlements and the tells that they are on top of a small hill and the ditches that they are around this settlement. And on the right upper image, the details that we can have of such kind of images about
the inner details about the structures and the small buildings that they correspond to a specific settlement on such kind of monolithic site. Now, if we go to the resistivity techniques, the regular resistivity methods, what we're trying to do in this case is to map the resistivity properties of the subsurface using a set of four electrodes, two of using to inject current into the earth and the other two to measure the potential difference. So with having this information, we can extract the horizontal resistivity of the subsurface, as in this case, where we have a horizontal map of the subsurface that corresponds to about half a meter below the subsurface. We can see the details that we can have from such kind of maps when it comes to outline a building as high resistivity values, which because it is more compact, and also the details that we have inside this building with vertical and horizontal walls that they divide this building in smaller compartments. And also, we can also see the details about the road that it is next to this building. So in this case, we can have a more unified image about the occupation of this area. Now, if we extend the mapping technique and use an array of sensors, an array of electrodes along a line that they are connected all to the resistivity instrument, then we can have a vertical stratigraphy, a 2D vertical stratigraphy, a vertical section of the subsurface. And if we combine multiple such kind of images, then we can extract the 3D resistivity variation of the subsurface. And the extra information that we take is, as in this case, that we can have slices at different levels that also show the thickness of these structures. As in this case, we can see the plan view of a basilica, but also the thickness of the walls and the extent of the basilica going up to about 1.5 meters below the subsurface. Another technique that can also give stratigraphic and volumetric information is the ground penetrating radar, or GPR as it is called for brevity. In this case, we use the methods of the electromagnetic signal. So in such a method, there is an antenna that transmits a specific pulse and a specific frequency inside the earth, and we record in a second antenna the different reflections because of the signal was reflected in different in materials with a different electrical conductivity measurements. So as in the case of electroresistivity tomography we said earlier, if we combine multiple such kind of 2D sections that they are called radiograms, then we can have such kind of images that they show the horizontal plan view of the structural relics, as in this case of different buildings from the Acropolis of Elatia in central Greece, where we can see a number of buildings, square buildings, rectangular ones, roads, also areas that they don't see any occupation, and etc. Now, of course, all these methods, they can be applied as standalone methods to give information about the subsurface, but the optimum is in a specific archaeological site that we can use this kind of methods in an integrated and complementary way, because each different method gives a different information about the subsurface, because different method gives different information about the properties of the subsurface. So, for example, in the archaeological site of Sikion in Peloponnese, soil resistivity mapping cover mostly the central part of the agora of the site.
magnetic method was more extensive, as it was extended also in the outskirts of the archaeological site, also in the fields that it was not so much accessible with resistivity. And GPR was applied in areas that none of these methods could be applied, for example, along the road, the asphalt road, that none of magnetics or GPR can be used. So if we combine all this together, then we can have a unified image about the physical properties of the subsurface in the different physical properties, and then try to make the interpretation of what we see below the subsurface, and in such a case, to have a more holistic view of the structural environment related to buildings, related to the walls, related to roads, or even if we to have information, the details that we can have from this kind of measurements when it comes to mapping the agora of this site, of this classical site, the agora, also with dots you can see the columns that they were the base of the columns that they were used in order to have the roof of the agora, and also the square building to the left, which is the Boulevtirion that was leading when someone was walking, the ancient people, they were walking through the agora and they reached to the Boulevtirion. Now, I'm going to show some examples about different these techniques that can be used, for example, in order to investigate tumuli. What are tumuli? Tumuli or mounds, they are artificially erected hills that they have historical and archaeological significance. Actually, they are themselves monuments of the past human activity, which they can offer opportunities to reconstruct the habitation models during their building period. And depending on the area that they are scattered, because we have such a wide and geographical scatter all over the world, they have different names. And they are known as barrows, burial mounds, kurgans, tells, or mahules, as it is the case for the Neolithic monuments, such kind of structures in Greece. Now, the problem when it comes to geophysical prospection, it has to do that this kind of structures, they have multiple dimensions, that the diameter varies from 5 to 100 meters and the height from 1 to 20 meters respectively. We have to deal with an uneven terrain, which is quite hard when it comes to prospect such kind of areas. Also, this kind of areas, we expect to have a vertical and horizontal inhomogeneity because of the different habitation periods that this area they have been habitated, and also we're also trying to find structures like walls or buildings or even monuments or tombs that their size is usually smaller in relation to the burial depth of such kind of monuments. This is an example of how these geophysical methods and especially geophysical electrical resistivity tomography has been applied in order to map such kind of a mount in Arkansas, in the United States. It is very important for such an area to have a very detailed digital elevation model of the site, which because we need such kind of information to correct the geophysical measurements for the topography afterwards. These are some examples of showing the information that we can have in 2D vertical sections, showing the vertical stratigraphy going from, let's say, a very top layer, which is the recent deposits, a second layer, which is more conductive, that corresponds to clay and silty clay areas, and then a third layer, which is the background about the silty and clay sand of the area. Now, when we go on the top of the mound, just an indicative an example, we can see as a 2D vertical section the information that we can have from such kind of map.
We have in the top the red layer, the red colors is the resistive layer that corresponds to the layer that it has to do with the anthropogenic activity during the period of the construction of this mound. But also we can have information about at the edge of the mound, which has revetment structures that they were used to build and maintain the steep sides of the mound. Now, if we combine all this kind of information, all these different 2D sections, we can have we can cut slices in different depths. So in the very top layer, we can have structures that they correspond to small buildings, in this case, or all the shafts that they have been excavating in the past, or even to outline also to image and bring back the older excavation trenches that they have been conducted in the mound in the past. And also, if we go a little bit deeper, we can have information about as a conductive signature about a ditch that surrounded this specific mound. Now, geophysical methods can also be used in order to map the properties inside urban areas. This is an example of the old Turkish school in Rethymno. It is very close to our institute. So the general idea was to see whether in this open space we could see the continuation of walls or buildings of the buildings that they are still standing today around this square. Here we can see an image, a vertical an image of the resistivity tomography of the depth of 0.6 meters, both for resistivity tomography and also for GPR, and the diagrammatic interpretation to the right. And the important thing is that afterwards, based on this information, we had also the verification of this kind of structures, which we can see how this show the complex of buildings with internal walls that actually show the continuation of the walls that we see in situ in the site, also on the other side. And also on the northern part, we can see that the verification through the excavation of this kind of these structures in this case. And also, beside the archaeological features that they were evident, we can also see this diagonal line that it was actually a modern ditch, that it was a modern drain and ditch to carry the water outside this square. Now, the next example has to do on how we can use geophysics to map rock cut chamber tombs. This is the example of a Mycenaean cemetery, of Bronze Age cemetery located in central Greece. Here we can see on the left the rock, the dromos, the passage that leads the entrance of the chamber tomb as it was founded and it was excavated in the beginning. So in this case, the geophysical methods was concentrated on the wider area in order to see whether we could locate other similar of such kind of similar structures. This is the slice that corresponds to about 1 meter below the subsurface. Pay attention mostly to the linear structures, to the linear conductive structures that they are outlined with the yellow colors, that they actually show the outline of the path of the dromos that shows the direction that leads to another other tombs. So this is an indirect verification that all these anomalies, they just lead to other tombs that they are probably
located to the northern part of the field, that it was not mapped in this case because we were not allowed at that time to go to the northern part. But if we go a little bit deeper, we can see in a different in different depths, up to about 3 to 4 meters below the ground surface, how resistivity tomography in this case can be outlines very well with high resistivity signature the outline of a chamber tomb. And the reason is this chamber tomb is full of air, it's a void, so in this case the air has a very resistive signature that it is attributed to our measurements. Now, geophysical methods also can be used to image the integrity of standing monuments. This is an example from the Fortezza Castle in Rethymno. In this case, the measurements they were deployed along the fortress wall using climbers and also using specific electrodes to make the coupling with the cable and the wall in order to conduct the measurements using plasteline betonite mat in order not to harm the monument. This is an example of showing the resistivity image as a cross section from the surface of the wall and in the interior. So we can see with high resistivity values we can map the thickness of the fortress wall and also some other walls that they are deeper inside are probably related to retaining walls, showing that they were used, that they were used not during the construction of the external wall. And also if we make time-lapse measurements, we can also have the differences in the resistivity in during the time, and in this case to show and outline the moisture that flows inside the wall, which is quite very important to the restorators to understand how this can affect the standing the properties of the monument. Now, GPR can also be used in such a case in order to whether to see and map in detail the cracks that they are the cracks in such kind of walls. So you can see here the different layouts that we have tried to make also vertically to the wall or horizontally to the wall. The effort that it has been done in order to model such kind of problem to see whether GPR can be used is useful in order to outline such kind of tracks or the differences between the walls and some preliminary results of this kind of effort. Also, geophysical methods can be used to answer questions related to the to imaging water infrastructures. This is the case from the ancient Elefthena in central Greece, in central Crete. Again, you can see here the difficulties in the terrain in such a case, uneven terrain with terraces and so on. These are some kind of examples to show what kind of information we can have on 2D vertical images. So we can have the top layer, the anthropogenic layer in this case, but also we can have some kind of more focused resistive areas that we're going to see later what this correspond to. And if we go again and cut slices in different depths, we can see in the very top layers up to 2 meters that we have the interferences of modern walls. We have the interference of the pile of rocks or the terraces. But then if we go a little bit deeper, we can see at the end of this tunnel, a very resistive round area that it is correlated to a structure probably related to an older system, another system that it was used to connect the older systems to the south and the tunnel to the north in order to carry the water from the tunnel to the larger systems. And of course, we can have a 3D conceptual archaeological model
showing the environment, the rough environment, and what we can find as a structure that it corresponds to another system that it's related to the tunnel in this case. I'm going to close just with how these techniques, they can be also used in order to map the very shallow part and the very shallow part and the coastal, the very shallow marine or aquatic environment. Because as we know, these areas, they are in these areas that they are in the transition zone between the land and the deep sea. We can see structures of archaeological importance. We can see walls, we can see buildings, we can see even small cities that they are submerged inside the water. So it is quite important to find an efficient way in order to map such kind of structures, because the coastal areas, they are fragile, unstable, and coastally evolving. And we're going to lose if we don't find these ways to map all these structures. We're going to lose all this cultural heritage that it is sunk into the water. So what is the environment that we are going to that we are focusing? It is actually this part of the environment that goes from the coast up to the distance of about 50 meters from the coastline, which corresponds to a water depth of no more than 3-4 meters water depth, which is actually this gray zone, as it is called, the transition zone, where neither the traditional geophysical methods that they applied for to locate shipwrecks or that for the deep sea, that they cannot be actually applied in this very, very shallow part. So in order to accomplish this, we definitely need to have a very detailed bathymetry model of the site, to have the bathymetry variation. And this can be done either using RTK GPS mapping or total station, or sonars in small boats, or photogrammetric measurements in order to reconstruct the bathymetry through photogrammetric application, or even as an experimentation that we did to develop such kind of small autonomous vehicles that they carry a small camera and can be navigated in a very, very shallow part that it is and take photos and then have the reconstruction of the digital bathymetry model. To use magnetic methods, multi-sensor magnetic methods, as you saw earlier in the land, this can be also transferred to have the similar resolution in terms of measurements also in the very shallow part. So in this case, we had to modify the instrumentation in order to be able to be floated into the water. Of course, to use specific electronic box that they are completely underwater along with respective sensors. This is an example of what results we can have if we combine such kind of magnetic multi-sensor magnetic measurements in the case of the archaeological, the coastal, and the shallow submerged archaeological site in Eluda in eastern Crete. And this is the details that we have in the very shallow part, for example, showing on the right the outline of a building with yellow, with white and black colors, a rectangular structure, a rectangular building with inner details. But also if we go to the very coast, on the coastline, again, the details that we have on structural elements about the walls, the building, that actually sees that it is this building is also seems to continue into the very shallow part to the east. Now, if we go to the resistivity tomography measurements, this also can be also applied. It has been made a lot of effort to whether to see which modes can be used. So resistivity tomography, they can be used either on a static mode where the instrument it is fixed on the land,
And we have an array of electrodes of the cable that it is deployed on either on the top of the surface, which is the floating mode, or it is submerged into the water. This is the instrumentation, and this is actually the field that you can see on the right, how we can use the how the cable, it is floated on the surface of the water with floaters, or it is just left to be submerged on the bottom of the sea. Of course, if we want to go faster, because the static mode, it is static, so we are on a specific spot, we can use a small boat that all the instrumentation, it is on the top of the boat, and the cable, it is carried behind this boat, either again floated on the sea surface, or submerged on the sea on the sea bottom. And this we can understand that this dynamic bow mode, it is faster from one hand, but on the other hand we have low resolution when it comes in relation to the static mode. Again, on the dynamic mode, it is easier to use the floating mode, because in either case, when the sea bottom is rough, this can create problems, and problems of stacking the cable between the rocks, which may create damages to the instrumentation, and so on. So every time it is just a trade between what we want to see, what is the question, what is the area that we wanted to scan in order to select the appropriate survey mode. Of course, the challenges in this case, it has to do with which kind of electrode arrays are the optimum in order to have the optimum mapping of the subsurface. Whether it is better to use floating or submerged mode. What is the effect of the water layer? Because the water layer is a very conductive medium, which is going to affect the measurements as the current is going to preferably is going to flow inside this conductive layer. What are the vertical resolution of this kind of this kind of technique, or what is going to happen if we don't have the correct estimation either of the water depth of the water layer, or the water resistivity? All these, they have been approached either in the 2D or the 3D case through synthetic modeling, and we have seen that in principle, in synthetic modeling, this method can be used and can be applied, at least in principle, in the field. Of course, when it comes, when we are in the lab and we're just creating models and synthetic models, all this, we can have good results, but the in situ verification and the infield verification is something that it's going to give us the information whether this technique can be applied in real case scenario. So this is an example that I usually show just to prove that this method can actually be used in real cases. So what you see on the top is one line from the archaeological side, the submerged archaeological site in central Greece, very close to Heraklion. So this line, the black line, was crossing along a known structure, a known wall that it is marked with the red line. So in the bottom part of the image is what you see is the vertical image going from the top of the sea up to a depth of about 3-4 meters below the surface of the water. So what we can see here is exactly on the top of the spot that the line was crossing the well-known structure, we can see a resistive anomaly, a resistive structure that it is correlated to the wall that it was visible in this case. And in this case also we can see that this wall extends at least 1 meter below the sea bottom. But the extra information that we can have is in three other spots that we can have the resistive signature of other targets
that based on the target that we have already mapped and we knew its existence, we are confident that these are targets that are related to worlds that they were not visible, and they are below the sand of the seabed. Now, this method, they have been also, let's say, exported through a collaboration that we had with the University of Adelaide in Australia, in order to see whether this technique can be utilized to map the relics or the outline of shipwrecks. And here you can see the details of the survey. And this is the image of the final resistivity model that shows in different depths the resistivity image. And you can see with the oval outline, the oval area, sorry for this going back and forth, the oval area, conductive area that shows the outline of this shipwreck, along with some inner details in the deeper parts. Closing, I will close with the project that we had for a couple of years in Peloponnese, in the archaeological site of La Bayana. This actually it was an extensive survey that mapped more than 4 hectares of marine area with very, very high resolution. On the left part, you can see the resolution of the resistivity lines, also for the static and the dynamic lines in the deeper part. And in the right part of the image, you can see the outline also of the magnetic measurements that they have been also made in the area. And to my knowledge, up to now, this survey, it is the largest and with the finest and the largest detail that it has been applied and it has been completed in a shallow archaeological site in the world right now. And this is the results, just to see on the left the magnetic signal that we have and as a whole, and on the right again the details that we can have with linear features, parallel linear features that they correspond to either walls of a building, and also to the bottom right part of the image, we can see the resistivity image that shows with high resistivity value the different structures that they correspond to walls and small buildings in that they are buried below the sea bottom in this case, and that they were not visible with the naked eye. And ultimately, what it was made, we combined all this information along with the visible structures that they were visible into the sea bottom, in order to have a holistic view and a complete view of the different structures that they correspond to this sunk prehistoric settlement in this case. And with this, I would like to thank you for your attention, and I would be very happy to answer any question or that you may have. Thanks, Nikos, for your presentation. And I would like to say that I'm always very fascinated by this. The topic that you mentioned in the last part, because this kind of surveys on the shallow water, the marine landscape, to me, I mean, it's a new word to me. So for me, it's always very fascinated. And I was very curious, but then also you explained how you manage actually to work when you have like 3-4 meters of water under you. So actually you work with a boat that it's, again, it's very fascinated to me. I have just a curiosity regarding the, I'm not sure that I can pronounce it in the proper way, the Sikion site? Sikion. Yes. First, a comment, just, I mean, to also tell to the audience that we have today
how important is to use an integrated approach, because in the same archaeological site you use three different methods and you integrate all the results together to have a general overview, and this is also very important, not only if they plan to apply to Moab in Hyperion, but also, I mean, for an archaeological investigation in general, it's a let's say an added value, the fact that you can use an integrated approach. But my curiosity is how you decide which type of technique you use in the site. So it depends on the type of, I don't know, ground that you have, if you have trees or, I mean, on what depends the selection of the different techniques in the same site to highlight something or something else? Okay, first thing, David, thank you for this very nice question. Yes, indeed, the selection of the methods depends mostly on what we're looking for. So, for example, if we're looking for a kill that you expect to have, that it is burnt, so it is burnt clay, for example, it has been used to burn clay and to make pottery. So you expect enhanced magnetic susceptibility of such kind of a structure. So in this case, we're going to apply magnetic measurements because it is more, I forgot the English word. It's more, it is for magnetic, for to locate the magnetic targets. Okay. Now, if you want, for example, to locate voids, as it was the case of chamber tombs, that you expect to find something that is empty, the empty space shows that it has an infinite resistivity. So in this case, you're going to apply resistivity method. So the first thing is the question. It is what we're looking for. The second is also the accessibility of the area. So if an area it is full of trees, then it is going to be either easier to use only magnetics, handheld magnetics, for example, or resistivity. You cannot use the multi-sensor techniques. You cannot go in extensive areas. So it also it has to do with the site. But also, what you're trying to do is, if you have no idea of what you're looking for, then you're trying to integrate the different methods and have at least a partial overlapping of different methods in order to complement each method. Because there are many examples that in the same area that it has been scanned, and what you can see with one method, you cannot see it with the other. So we have to keep in mind that if we scan an area, if we map an area, and we don't find anything with one method, this does not mean that there is not anything there. So probably there is, but the method that we used, it didn't have the structure that it is buried. It didn't have the signature to be mapped with the method that we're using. Or probably it is even deeper, okay? Because all these methods, they have a specific limitation about depth. They cannot go more than 2-3 meters below the subsurface. So if someone tells you, I want to find a wall that it is 1 meter thick in a depth of 5 meters, it is impossible to do it. Okay. Thanks for your answer. So it is also useful for our audience that if they would like actually to apply for Moab access, asking like access to your facility, it's very important that they have in mind what they would like to see or what they are looking for, and also they have to take into consideration when writing a project proposal, I mean, all these different aspects, especially, I don't know, accessibility of the area. If they are looking for something, it's better to select a technique more than another. And obviously the most important thing is always to start a discussion with you that is the expert. And then I mean, try to find with you the best setup for their project. I don't know if there are other questions for Nikos. Because otherwise we can move to the next and last speaker, and I will switch back to Italian to introduce her. But thanks, Nikos, again, really very interesting. Thank you very much for this nice organization, and thank you for inviting me again to give this lecture. I hope it was helpful for everyone.
Thanks. Wait a second. I think that there is a question from Matteo Pennisi. Yes. Matteo, try. Mi sentite? Ok, ora sì. Yes. Okay. Buonasera. Provo a fare una domanda a Nico in inglese. Vediamo se ci capiamo. Hello, Nikos. Thank you for your speaking, your presentation. And I'm very curious because my research is on stratification, the layer in the city. So for me, it was very useful. And I ask you just if you can tell me some books, some studies for beginning general studying about this topic, not so focused on technical aspects, but just for understand, the main topic. What about this kind of study of research? And if you can tell me, maybe if you can, I ask you by mail if you. Yes, David can give you my email, and you can write me, and I can propose some textbooks. That they are for preliminary, and they are not so. It's textbook for geophysics and archaeology, so it's something that is easy to read. Okay, thank you. Thank you for your presentation. Really. Yes, thank you very much. I can share with Matteo your email address, yes, Nico. So. Okay. Okay, so I will move to the next speaker. So Maria Elena, eccoci. Una breve introduzione per introdurre la nostra speaker, che sarà la nostra portavoce di FixLab. Maria Elena è primo tecnologo presso la sezione di Firenze dell'INFN, cioè dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha laurea e dottorato in fisica. Ha collaborato all'installazione dell'acceleratore Tandem da 3 MV che si trova a Firenze ed ha anche contribuito alla nascita dell'ABEC. Il ABEC è il laboratorio di tecniche nucleari applicate ai beni culturali. Attualmente è responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo della spettrometria di massa con acceleratore che serve in particolare per la datazione col metodo del carbonio 14, che anche poi quello che i colleghi di Firenze offrono in FixLab come servizio per la comunità di ricercatori in Iperion HS. Tra i suoi impegni c'è anche l'impegno di divulgare la ricerca scientifica, e un aspetto che a me piace tantissimo e importantissimo è quello di divulgare la ricerca scientifica non solo al pubblico specializzato, ma anche ai bambini, che ritengo una cosa fondamentale per promuovere e anche per disseminare la nostra ricerca ai più piccoli. Maria Elena, quando vuoi puoi condividere lo schermo e iniziare la tua presentazione. Grazie. Perfetto. Allora, grazie David intanto. Allora, dovreste vedere il mio schermo? Sì, lo vediamo. Perfetto. Allora... Dunque, mi dovete scusare, ma ho pensato di iniziare questa presentazione proprio con una presentazione, ok? Perché quando ho dato il titolo a David, poi mi sono resa conto che dal punto di vista di... voi siete tutti archeologi, se non erro, sentir parlare già nel titolo di fisica nucleare accoppiato con archeologia e patrimonio culturale, non lo so, mi è venuto il dubbio che forse potesse così suonare molto strano o che potesse stridere. Quindi abbiate pazienza, perché ho deciso di prendermi 5 minuti iniziali, proprio per presentare non solo me, ma anche, diciamo, l'istituto di cui faccio parte, anche se David nella sua presentazione su IRIS lo ha già nominato, che è appunto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E qua in questa slide vi ho messo 2 brevissimi estratti presi dall'ultima dallo statuto attualmente in vigore dell'ente, perché appunto che descrivono, no, un po' cos'è l'INFN
e che vi danno, se volete, già l'idea di che cosa ci possa entrare veramente i fisici, gli NFN, con l'archeologia e il patrimonio culturale. Appunto, l'INFN è un istituto che si, diciamo, che basa il core della sua attività nel campo della ricerca in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, ma c'è tutta una parte di sviluppo tecnologico che è altrettanto importante a livello delle attività proprio core business dell'ente. E fra l'altro, appunto, una delle, diciamo, delle parti che secondo me più si prestano all'attività di cui vi parlerò anche oggi e che ci vede collaborandoti con, come appunto faceva vedere prima David, anche con CNR e anche Enea per le attività di IRIS, è quella appunto promuove e realizza infrastrutture di ricerca mettendole a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale, anche interdisciplinare, perché diciamo il senso di quello che vi vorrei trasmettere è che, se volete, un po' il senso in generale di tutto IRIS e di tutto i vari NHS, cioè quello di mettere tante competenze diverse costruite anche con percorsi, se volete, di formazione diversi e separati, ma poi metterli a sistema per risolvere dei problemi che si possono presentare qualora appunto si voglia andare nella direzione di fare diagnostica, conservazione, valorizzazione, in questo caso del bene archeologico o in generale, insomma, del patrimonio culturale. In questo, diciamo, nel framework, nel contesto dell'INFN, da qualche anno, precisamente dal 2017, è stata formalizzata una rete che prende il nome di CHNET, Cultural Heritage Network, che è stata proprio la prima rete INFN di laboratori a livello nazionale, laboratori che svolgono la loro attività nel campo appunto delle tecnologie, dei metodi e della ricerca nella strumentazione fisica per lo studio e la conservazione del patrimonio culturale. L'attività di CHNET, se volete, è come dire, focalizzata su queste due grandi famiglie di attività. Non solo di CHNET, intendiamoci. Se volete, come è scritto appunto nel titolo della slide, è proprio, secondo me, queste due grandi famiglie sono un po' quelle che, sotto le quali possiamo riassumere, se volete, tutte le possibili applicazioni della fisica relativa allo studio, alla diagnostica del patrimonio culturale. Intanto le tecniche fisiche ci permettono di vedere meglio un manufatto, ok? Vedere meglio cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, andare a vedere che cosa c'è al di sotto della superficie, quindi la struttura interna nel caso di un manufatto complesso e composito, vedere quali sono stati i materiali utilizzati, vedere se ci sono stati interventi di restauro magari pregressi, capire dai materiali, quindi dalla composizione, se si possono avere informazioni sulla provenienza del manufatto e dei materiali appunto che lo costituiscono, in maniera tale eventualmente anche da ricostruire percorsi, rotte commerciali e bene o male, insomma, tutto quello che è veramente storia attorno ad un manufatto. L'altra grande famiglia di applicazioni che legano fisica e patrimonio è chiaramente tutto quello che è legato alla datazione, perché chiaramente, lo sapete bene, vista la vostra formazione, la vostra attività di ricerca, la datazione di un contesto, di un reperto, di un contesto, di un evento è sostanzialmente sempre centrale, okay, nella
nella descrizione, va bene, quando ci si approccia ad un, per esempio, a un sito archeologico o comunque alla, a un sito culturale, sia proprio ai fini della ricostruzione della cronologia assoluta, sia anche eventualmente per risolvere eventuali problemi di attribuzione e quindi eventualmente anche per riconoscere un falso oppure no. Quali strumenti? La struttura, se volete, di CHNET, che non a caso appunto è partner dentro IRIS, è molto simile, va bene, a quella veramente a quella attorno alla quale stiamo costruendo appunto l'infrastruttura di ricerca europea, con una parte di laboratori fissi, di laboratori mobili e di laboratori digitali. Io qua nella presentazione di oggi mi focalizzerò proprio su un, se volete, un sottoinsieme, va bene, dei laboratori fissi, perché comunque questi laboratori rappresentano appunto, come già introdotto, l'offerta che il nodo Italia, ok, dà alla comunità di users per quanto riguarda, Davide prima avevi usato una definizione fantastica di Perion HS, cos'era, il braccio armato, no? Una cosa del genere, però ecco, insomma... braccio operativo. Braccio operativo, molto meglio di braccio armato. Però insomma mi è piaciuta, ok, perché insomma effettivamente è proprio, rende bene l'idea di quello, di come si incastra insomma anche i Perion HS dentro IRIS. Laboratori fissi, generalmente che cosa si intende per laboratori fissi? Ok, tutto quello che non si può spostare, va bene, essenzialmente da un dal luogo dove è installato. Si va da facilities che sono di scala medio-grande, a facility magari che sono tabletop, quindi delle dimensioni effettivamente, se volete, di un tavolo, magari abbastanza grande, ma che per le caratteristiche proprie dello strumento comunque non possono essere, ok, trasportate in giro. Io vi farò oggi due esempi di questo tipo di facilities e del tipo di misure che si possono fare a queste facilities, prendendo direttamente dall'ABEC, che diciamo è il caso, se volete, che mi rappresenta meglio, perché appunto è il Ministero del Lavoro, okay? Il laboratorio di ricerche nucleari per l'ambiente e i beni culturali, che ha sede presso la sezione INFN di Firenze. E per quanto riguarda viceversa un esempio di tabletop facility, quindi di quello che possiamo fare con questo tipo di strumentazione, vi parlerò vi accennerò all'attività che fanno i miei colleghi ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Perché questi due esempi? Perché non è un caso, ma diciamo sia appunto datazione con radiocarbonio, con spettrometria di massa con acceleratore e tecniche di spettrometria di massa per isotopi pesanti come la TIMS, sono proprio le attività che come PixLab il nodo italiano offre a livello di catalogo di Hyperion HS. Allora, parlando di carbonio 14 e di spettrometria di massa con acceleratore, fatemi spendere qualche minuto per inquadrare, okay, che cos'è il carbonio 14 e come lo possiamo utilizzare. Allora, probabilmente ne avete sicuramente parlato, quindi non mi voglio
troppo soffermare sulla fisica, ok, che c'è alla base del metodo di datazione, ma vorrei brevemente richiamare alcune idee fondamentali perché poi penso possano essere utili, insomma, per la discussione, ecco, che vorrei fare oggi insieme a voi. Allora, innanzitutto sapete bene che il carbonio 14 è uno degli isotopi naturali del carbonio. Gli altri due isotopi sono carbonio 12 e carbonio 13, che entrambi sono, a differenza del carbonio 14, sono isotopi stabili. Il numerino che si dice sempre, 14 oppure 12 e 13, non è altro che il numero che identifica la massa del nucleo di quel particolare isotopo. Quindi 12, 13 e 14 sono tutti isotopi del carbonio con appunto masse leggermente diverse l'una dall'altra. Il carbonio 14 si trova in atmosfera, negli oceani, in generale in tutti gli organismi, o per meglio dire in tutti i sistemi, ok, sia organici ma anche inorganici, che sono in equilibrio più o meno direttamente con l'atmosfera, cioè possono essere, pensiamo per esempio a un organismo vivente, l'organismo vivente sarà in equilibrio direttamente con l'atmosfera. Se è un organismo che scambia direttamente carbonio 14 con l'atmosfera stessa, per esempio un vegetale, oppure anche indirettamente se scambia con un serbatoio intermedio, per esempio un carnivoro, diciamo non assimila direttamente carbonio 14 dall'atmosfera, ma lo assimila preferibilmente attraverso la catena alimentare, oppure gli organismi marini scambieranno direttamente con un serbatoio che poi a sua volta è in equilibrio con l'atmosfera stessa. La caratteristica che noi sfruttiamo per utilizzare il carbonio 14 per la datazione è da una parte appunto, quindi le caratteristiche diciamo sono da una parte il fatto che il carbonio 14 appunto si trova in atmosfera e in tutti gli organismi che più o meno direttamente, come vi dicevo, sono in equilibrio con l'atmosfera. E poi è un nucleo radioattivo, cioè non è stabile nel tempo, ma ha una certa probabilità di trasformarsi in un nucleo di azoto 14. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se al tempo zero, vedete qua il grafico, se al tempo zero supponiamo di avere un certo numero di nuclei di carbonio 14 nel nostro serbatoio chiuso, per esempio qua nel grafico vi ho messo 100, con il passare del tempo vedremo che questo numero diminuisce. Noi non potremo mai dire quando è che un singolo nucleo decade, si trasforma in nucleo di azoto, ma possiamo descrivere come il numero di nuclei cambia dall'istante zero, l'istante in cui il nostro serbatoio viene isolato dall'esterno con il passare del tempo. E vediamo per esempio che dopo circa 5700 anni il numero si è ridotto alla metà per diminuire sempre di più con un andamento tipico esponenziale. La domanda fondamentale allora è: quanto carbonio 14 si trova in natura? Beh, per fortuna il nostro sistema, okay, la nostra l'atmosfera, la biosfera, non è un sistema chiuso proprio perché ci sono, okay, gli scambi continui. Per cui in atmosfera, per esempio, il carbonio 14 viene costantemente formato per interazione dei raggi cosmici secondari con i nuclei di azoto 14 che si trovano nell'atmosfera stessa. E così allo stesso modo un organismo che scambia appunto più o meno direttamente con l'atmosfera
pensiamo alla pianta che fa la fotosintesi, o pensiamo anche ad un carnivoro che comunque, finché in vita, si alimenta, la produzione, quindi l'uptake, ok, di carbonio 14 è continuo. Quindi questi due fenomeni, il decadimento, quindi il fatto che il numero nel tempo possa diminuire, va a trovare un equilibrio con il meccanismo di formazione e di uptake di nuovo carbonio 14. Quindi se andiamo a fare una stima di quanto carbonio 14 si trova in natura, troviamo che la concentrazione in atmosfera e in tutti gli organismi e i sistemi che sono in equilibrio con l'atmosfera stessa è dell'ordine di 10 alla meno 12. Quindi un numero piccolo, ma significativamente diverso da zero. Nel decadimento che vi facevo vedere prima, c'è comunque tutta proprio il senso, okay, del perché possiamo usare il carbonio 14 per la datazione. L'idea qual è? L'idea è che io riesco a individuare un momento che dà il via al cronometro, ok? Cioè io riesco a individuare un momento per cui dopo questo momento il sistema l'organismo diventa un sistema chiuso, cioè non più si rompe questo equilibrio con l'atmosfera, cessa il nuovo, come dire, accumulare, ok, la nuova produzione, il continuo uptake di carbonio 14 dall'esterno. Questo è il momento che qua ho indicato in grafico con start e tipicamente coincide con la morte dell'organismo. Oppure, se volete, parlando di un sistema inorganico, di un organismo vivente, con l'isolamento del sistema. Dopodiché noi conosciamo come la concentrazione diminuisce nel tempo. Scusate, niente è passato. A causa del decadimento, e vedete qua appunto l'andamento esponenziale, qual è la nostra idea della misura? L'idea è di dire, ok, io fisso lo stop dell'orologio, del cronometro, nel momento in cui vado a contare quanti nuclei di carbonio 14 sono rimasti nell'organismo che sto considerando. Fisso lo stop. A questo punto io posso andare a ricostruire quanto tempo è passato appunto dal momento dello start. L'idea della datazione è questa. Se volete, è un'idea tutto sommato anche abbastanza semplice, che presuppone, okay, moltissimo studio sotto. Ci sono molte ipotesi che in realtà devono essere approfondite, esaminate a livelli, come dire, sempre più, a livelli sempre maggiori di dettaglio, ma giusto per fissare le idee, questa è l'idea appunto alla base della datazione. Sempre per fissare, cosa possiamo datare? Quei materiali che sono derivati da un organismo un tempo vivente, ok? Perché devono essere materiali per i quali che sono tratti da un organismo che fino ad un certo istante è stato in equilibrio con, più o meno direttamente, con l'atmosfera stessa. Quindi vuol dire che possiamo, per esempio, datare un frammento di carbone, un frammento di legno, un tessile, se di chiaramente di origine naturale o animale oppure vegetale, reperti ossei, pollini,
conchiglie, ok? Ma non possiamo chiaramente datare materiali come per esempio una ceramica, a meno di non trovare dei resti organici, ok, all'interno della ceramica stessa. In generale, appunto, come ho scritto lì, questo è vero, si applica agli organismi viventi quando lo start del cronometro è dato proprio dalla morte dell'organismo, per cui si considera che dal momento della morte in poi l'organismo sia isolato dall'ambiente esterno e non ci sia quindi nessun nuovo apporto di carbonio 14 dall'esterno, ma in generale lo stesso ragionamento si può applicare a tutti quei sistemi, anche inorganici, che hanno acquisito appunto carbonio perché erano in equilibrio con l'atmosfera oppure per esempio con gli oceani, e per i quali è comunque identificabile un istante che segna l'isolamento appunto da atmosfera e oceani. Quale evento si data? Sempre e solo la morte dell'organismo, ok? Questo è fondamentale e badate, non è banale, ok? Cioè non è un'osservazione banale. E dopo, fra un paio di slide, ritornerò su questo punto. Non è un'osservazione banale perché bisogna sempre ricordarsi che appunto ciò che si data direttamente è il momento dell'isolamento, è il momento della morte. Dopodiché tutta la storia che può aver vissuto, okay, il materiale, anche nella sua trasformazione, diciamo così, da organismo a materiale, poi impiegato, che ne so, per realizzare un manufatto o per essere comunque impiegato da qualcuno in un tempo successivo, non è qualcosa che si può discriminare con il carbonio 14. Cosa c'entra a questo punto però carbonio 14 con un acceleratore di particelle, con un laboratorio, okay, di fisica? Ad oggi la tecnica, soprattutto se stiamo parlando in campo archeologico o comunque nel contesto delle applicazioni al patrimonio culturale, la tecnica che permette di, e ora vedremo perché, fare misure in maniera poco invasiva e accurata e precisa, è la spettrometria di massa con acceleratore, che trovate spesso indicata con l'acronimo AMS, Accelerated Mass Spectrometry. Non entrerò, perché altrimenti insomma diventa una lezione di fisica, nel merito di questa tecnica, ma vi vorrei solamente, come dire, sottolineare i motivi per cui veramente questa tecnica è estremamente potente e estremamente utilizzata appunto, soprattutto quando andiamo a fare misure per archeologia e beni culturali. Allora, innanzitutto, diciamo, la tecnica consiste nel contare, ok? Il nostro obiettivo nella misura è andare a contare i nuclei di carbonio 14 che sono residui nel materiale di cui vogliamo misurare l'età. Perché dal numero possiamo misurare la concentrazione, dal numero di nuclei possiamo misurare la concentrazione, e dalla concentrazione possiamo appunto risalire al tempo che è passato dal momento della morte, dal momento dell'isolamento. Ora, ci sono alcune, come dire, condizioni, sì, le possiamo chiamare condizioni, insomma, oppure dato di fatto, ok, che rendono la misura di questo numero, che è questo tipo di misure, non banale. Allora, innanzitutto il numero di atomi che vogliamo contare è molto basso.
come vi dicevo qualche slide fa, la concentrazione di carbonio 14 in atmosfera e quindi in tutti gli organismi viventi è sostanzialmente dell'ordine di 10 alla meno 12. Quindi un atomo di carbonio 14 ogni 1000 miliardi di atomo di carbonio 12 sostanzialmente, che corrisponde praticamente al 99% di tutto il carbonio presente in natura. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio andare a contare dei numeri così piccoli, ho bisogno necessariamente di una tecnica che sia molto sensibile. Non solo riesca a distinguere, diciamo così, concentrazioni dell'ordine di 10 a meno 12, ma in realtà la tecnica deve riuscire a distinguere concentrazioni anche minori. Perché, se ripensate, no? al decadimento esponenziale, più passa il tempo, più la concentrazione diminuisce. Gli attuali limiti dell'AMS ci permettono di andare a misurare concentrazioni che sono dell'ordine, sono 1000 volte più piccole della concentrazione del moderno, quindi dell'ordine di 10 a meno 15. Che sono vecchi di circa 50.000. Quindi questo è possibile proprio perché AMS, quindi questa tecnica di spettrometria di massa, quindi noi andiamo a contare i nuclei che ci interessano riconoscendo, identificando la loro massa, accoppiando diciamo i filtri di spettrometria di massa con un acceleratore di particelle. AMS è proprio la giusta elevata sensibilità che ci permette di andare a contare questi numeri così piccoli. Non solo, la misura non è assolutamente banale, anche perché esistono in natura elementi o molecole che hanno caratteristiche molto simili al radiocarbonio, ma che sono molto più abbondanti del carbonio 14 stesso. Basti pensare per esempio all'azoto. L'azoto è l'elemento più abbondante in atmosfera, di gran lunga il più abbondante, e quindi il rischio quando si va a fare una misura, se ci pensate, il numerello, no, che sta all'azoto 14 è il solito, il numero di massa, carbonio 14 e azoto 14 hanno lo stesso numero di massa, quindi hanno caratteristiche molto molto simili. Per cui può essere relativamente facile scambiare l'azoto 14 per carbonio 14. Ma chiaramente questo porterebbe a un errore nella misura. Quindi AMS è proprio quella tecnica che ci permette di sopprimere, diciamo, di ridurre il più possibile il contributo da questi elementi e molecole che hanno le stesse caratteristiche, soprattutto in massa, del carbonio 14 e che sarebbero molto più abbondanti e che andrebbero a cancellare sostanzialmente il segnale. Altro punto fondamentale, come fa? La misura è necessaria, molto attenta a cercare di non utilizzare la parola campione. Vi ho sempre parlato di manufatto, materiale e così via, ma in realtà, diciamo, la verità è che questa operazione di conta di nuclei, questa misura di spettrometria di massa con acceleratore, è una misura che presuppone la necessità di andare, cioè di prendere il reperto che vogliamo datare, il reperto, il manufatto, la struttura, insomma, quello al quale siete interessati per quanto riguarda la datazione, e andare a fare un campione, perché poi la misura viene fatta sul campione, ok? Con chiaramente l'importanza di scegliere la giusta strategia, ok? Per scegliere il campione che sia rappresentativo del tutto che volete datare. AMS permette di raccogliere campioni anche di pochi milligrammi, e questo è fondamentale,
è fondamentale soprattutto se siete a lavorare appunto in un contesto di archeologia e o patrimonio culturale, perché nel caso dobbiate prendere un campione, chiaramente l'imperativo con cui avete a che fare è quello di ridurre al massimo l'invasività della tecnica, e potete farlo appunto utilizzando questo metodo di misura. E poi chiaramente è importante cercare anche di fare misure veloci, perché misure veloci ci consentono di fare anche tante misure e quindi di datare. I contesti nel quale uno si può trovare a lavorare possono essere abbastanza complessi e quindi aver bisogno anche di un numero, non magari di una data sola, ma di un numero corposo di date, e questo chiaramente porta, insomma, se si riesce a fare misure veloci, si possono fare più misure ed è chiaramente un vantaggio per tutti. Quali sono quindi, se li dovessimo riassumere, i vari mattoni fondamentali in una misura di carbonio 14? Si parte dalla selezione dei campioni, quindi l'identificazione del materiale, l'identificazione del contesto di ritrovamento, le informazioni sullo stato di conservazione. Identificazione del materiale per sapere cosa stiamo trattando, il contesto di ritrovamento per sapere come quel materiale e quel campione si può mettere in relazione con il sito, con quello che stiamo studiando. E lo stato di conservazione ovviamente è fondamentale, sia per sapere come trattare il campione e sia per ricostruire appunto se eventualmente quel campione ha avuto una storia pregressa di intervento, di restauro o simili, cosa che di nuovo è fondamentale per poi da conoscere, per poi potercisi approcciare nella fase successiva, che è quella della preparazione dei campioni. Preparazione dei campioni che è fondamentale per due motivi principali. Intanto per eliminare ogni possibile fonte di contaminazione, perché ogni piccola contaminazione di carbonio con carbonio esterno potrebbe, se non rimossa, potrebbe andare ovviamente a inficiare il risultato della nostra misura, e poi per ridurre i campioni anche alla forma chimica più adatta per la misura stessa. Nel caso la misura sia fatta con AMS, come appunto facciamo noi presso il nostro laboratorio, avremo poi appunto la misura in acceleratore e l'analisi dei dati. Giusto qui per darvi un'idea, questi sono dei frammenti ossei. Qui vedete un frammento osseo in una delle sue fasi di preparazione, l'estrazione del collagene, e poi non so se si intravede, a parte che io non so, io sto muovendo il cursore, ma voi lo vedete il cursore mio? Io no, Maria Elena, se si intravede. Ok, no, perché mi era già successo un'altra volta, quindi mi è preso il dubbio. Vabbè, cercherò di descrivere quello che sto indicando, va bene? Ah, no, ora lo vedo, in realtà se sulla parte, perché era nero su nero, scusami. Sì, ah, okay. La freccina giù in fondo era sulla parte dei campioni. Ok, ora l'ho visto, okay. Mi si è mosso. Ok, perfetto, grazie. Perché qui appunto vedete queste piccole, cioè questi sono i supporti in alluminio, in cui forse riuscite a intravedere, seguendo la punta del cursore, dei piccoli pellet neri. Questi sono i pellet di grafite mista a ferro, che sono prodotti, diciamo così, alla fine di tutto il processo di preparazione per ogni campione, che deve essere datato con AMS, e quindi è sostanzialmente la forma finale in cui vedrete ogni vostro materiale, qualunque sia il materiale iniziale, ridotto alla fine prima di essere inserito in acceleratore. Due parole su questo diagramma, perché credo sia veramente, non lo so, secondo me è molto utile, ok? Perché vi dà l'idea di come è strutturato, ok? Proprio il processo che porta dal campione alla misura.
sapete meglio di me che in realtà la questione andrebbe posta come è posta effettivamente in questo diagramma, cioè non tanto qual è l'età di questo campione, ma quale evento vogliamo datare. Cioè, generalmente se voi siete su uno scavo, quello che vi interessa tipicamente è, non lo so, quando questa struttura era in utilizzo, quando la necropoli era in utilizzo e così via. Quindi, oppure quando è che c'è stato questo crollo, se state studiando una struttura che è andata, che ha subito un evento di distruzione e così via. Quindi in realtà quando si parla di datazione sarebbe sempre più corretto pensare che noi partiamo da questa domanda, cioè quale evento vogliamo datare? L'evento A, quando è capitato? Per cui da questa domanda parte un'analisi del contesto, che è in primo luogo chiaramente l'analisi, diciamo, del sito sul quale uno si trova a lavorare, e da lì la scelta del campione. Ed è fondamentale sapere, o comunque diciamo ipotizzare, quali possono essere le relazioni temporali fra il campione che state scegliendo e l'evento che voi volete datare. Vi faccio un esempio per tutti, diciamo. Quando voi vi trovate a lavorare su una necropoli, quindi su delle tombe, e andate a datare le ossa, va bene, i reperti ossei che sono conservati, che sono sepolti in queste sepolture, è chiaro che rispondete in maniera abbastanza diretta, ok, alla domanda che vi siete posti. Se la domanda era quando è che erano in utilizzo queste tombe, ok, io vado a datare il reperto osseo, e se volete avete una relazione, pur con, come dire, chiaramente, insomma, dovete analizzare la sepoltura, dovete vedere quanti individui ci sono, se c'è stato riutilizzo, ma insomma, una relazione abbastanza diretta con quello che volete determinare. Supponete viceversa di trovarvi in una situazione in cui avete un crollo, recuperate una trave, okay? Magari una trave, diciamo, del soffitto, una trave di legno, e la domanda che vi ponete è quando c'è stato il crollo. Attenzione, perché se andate a fare il prelievo dalla trave, che chiaramente stando in legno è un materiale perfettamente databile con carbonio 14, attenzione, perché quel reperto lì non sarà, diciamo, quel campione lì non sarà direttamente confrontabile, direttamente, diciamo, da mettere in relazione all'evento che vorreste datare, cioè il crollo, la distruzione. Ma sarà piuttosto da mettere in relazione magari con il momento della costruzione del sito. Quindi questo deve essere ben analizzato, ben chiaro, perché chiaramente poi va, okay, a ripercuotersi in fase di interpretazione del risultato. In questo caso voi avrete dalla misura di datazione un'informazione che vi darà un post quem, ok? Cioè l'evento al quale sono interessato avviene dopo quello che io riesco a misurare da quel campione lì. Magari ci sono altri campioni che possono essere più direttamente collegabili viceversa all'evento che volete datare. Il campione poi deve essere trattato, appunto preparato, e guardate qua, informazioni sulla storia del campione a misure per caratterizzare la sua composizione. È fondamentale che quando il campione arriva in laboratorio, il laboratorio abbia delle informazioni sulla storia, come vi dicevo prima, sulla storia pregressa del campione, perché solo in questa maniera si può scegliere l'approccio migliore
per cercare di rimuovere contaminazioni e per cercare di preservare il campione, perché per esempio un cattivo stato di conservazione può portare anche a una perdita in massa abbastanza significativa per il campione stesso e quindi anche proprio a delle difficoltà nel portare avanti la misura. Poi chiaramente diciamo c'è tutta la parte, alcuni passaggi tecnici, va bene, che sono relativi proprio a come si sceglie di fare la misura. La misura in acceleratore, quello che non misuriamo direttamente, cioè la concentrazione di carbonio 14, che poi è legata a quello che viene chiamato età convenzionale di radiocarbonio e che solitamente trovate espressa in anni BP, before present, in letteratura, ma che non è, ok, la fine della storia, perché poi c'è bisogno anche della fase di calibrazione, che è poi quell'operazione che ci permette di andare dalla misura dell'età convenzionale del carbonio alla miglior stima, o per meglio dire alla distribuzione di probabilità per l'età calibrata del reperto, per il campione datato. E vedete che nell'operazione di calibrazione e poi successivamente nella operazione di interpretazione rientrano l'analisi del contesto, okay, e le informazioni sulla storia pregressa. Quindi tutti questi mattoni concorrono a cercare di risolvere alla domanda iniziale, quindi alla datazione dell'evento. Perché ho fatto questa riflessione? Ho fatto questa riflessione perché mi sembra giusto, diciamo, lo dico sempre, e credo che questa sia una delle sedi opportune per condividere questa riflessione, cioè che una buona misura di datazione inizia già sullo scavo archeologico, sul cantiere, insomma, nella situazione in cui, diciamo, magari non si trova direttamente il fisico che fa la misura. E appunto, qualunque sia la tecnica, inoltre, qualunque sia la tecnica che si utilizza per la misura di concentrazione, la preparazione dei campioni è fondamentale. E per la preparazione dei campioni, così come per la scelta del campione, è fondamentale anche la stretta collaborazione magari del fisico che fa delle misure, con il conservatore, con l'archeologo, con il restauratore che studiano il contesto. Vedete, ritorna l'importanza della ricerca interdisciplinare, multidisciplinare, come si diceva all'inizio. Un'ultima osservazione. L'AMS, come vi dicevo prima, ci permette di andare a fare dei campionamenti anche molto piccoli. Per esempio, diciamo, nel nostro laboratorio ora riusciamo a fare misure anche con campioni in massa dell'ordine di 50 microgrammi di carbonio, ottenuti, ok, alla fine del processo di estrazione, purificazione, pulizia, preparazione. La possibilità di ridurre il più possibile la massa è fondamentale, okay, in archeologia. Ve lo potete facilmente immaginare, ma chiaramente, essenzialmente, i motivi sono questi che ho scritto qua nella slide, cioè minimizzare l'invasività. Okay, se noi stiamo lavorando su una preziosa opera, non è che possiamo chiaramente estrarre un campione molto grande, ma dovremmo estrarre un campione il più piccolo possibile. Ma estrarre piccole quantità di materiale, poter misurare la concentrazione in piccole quantità di materiale, ci permette anche di fare una selezione molto accurata, okay, del materiale di partenza. E quindi accedere, per esempio, a delle, come ho scritto lì, componenti innovative, magari, che so, invece che al collagene nella sua interezza, a delle frazioni di collagene che
magari preferiamo selezionare perché pensiamo siano potenzialmente meno contaminabili di altre frazioni e così via. Allo stesso tempo, diminuire la massa di campioni con cui abbiamo a che fare ci permette anche eventualmente di raccogliere più campioni e quindi di aumentare la rappresentatività del nostro campionamento nell'ottica anche di migliorare la precisione della misura finale. Giusto per darvi l'idea di quali sono, okay, i temi su cui poi ci troviamo a lavorare, vi volevo rapidamente citare i due progetti che ci vedono al momento, ci hanno visto e ci vedono al momento impegnati. Poi c'è un altro progetto che è stato selezionato ma che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi all'interno proprio della piattaforma di Perion HS che prima vi è stata presentata da David. Non vi starò, va bene, a parlare dei risultati di questi progetti, ma mi interessa sottolineare gli aspetti peculiari perché è interessante il carbonio 14 in questi. Allora, il primo, Chacamol Attestations of Early Iron Age Chicken in Southern Eastern Alps, Understanding Change, Mobility and Innovations. È un progetto archeologico sulla ricostruzione sostanzialmente dell'introduzione del gallo domestico, va bene, come animale insomma da cortile, fatemi usare questa espressione che se è l'espressione più corretta. È chiaramente un progetto in cui il punto fondamentale è proprio la ricostruzione in maniera oggettiva di una cronologia assoluta, okay? Perché in questo caso si vuole andare a fare uno studio di come si è diffuso, va bene, questo animale così fondamentale per lo sviluppo della società, e quindi è chiaro che al di là di tutte le considerazioni di cronologia relativa che magari si possono fare nel momento del ritrovamento del reperto, il punto, diciamo così, la questione della datazione assoluta è chiaramente centrale. L'altro progetto, Cathedral, è interessante perché diciamo riguarda la datazione per quanto riguarda il solo aspetto del carbonio 14 riguarda la datazione di ossa della necropoli della cattedrale, ma i casi sono venuti a creare diciamo, cioè, lo scavo è in un contesto in cui mancano molte delle informazioni di cronologia relativa, perché il sito venne distrutto da un grosso terremoto nel XVII secolo. Quindi, di nuovo, capite bene che nel momento in cui diciamo, gli studi stratigrafici e gli studi di cronologia relativa rappresentano uno strumento potentissimo che voi maneggiate benissimo nella vostra attività di ricerca, ma che capite bene può venire a mancare in alcuni contesti particolari. In quei contesti particolari avere la possibilità chiaramente di fare una datazione assoluta diventa centrale. Ma è interessante, diciamo, citare questo Discovering Old Dubrovnik Cathedral anche per un'altra questione fondamentale, perché i proponenti hanno veramente proposto un lavoro multidisciplinare in cui al carbonio 14 hanno affiancato studi in fluorescenza X per la composizione di determinati materiali, studi di
luminescenza otticamente stimolata per datare altri materiali inorganici e così via. Perché veramente la questione della datazione, non solo per come diciamo, si sviluppa, come avete visto col diagramma di flusso che vi ho messo nella slide precedente, ma veramente i temi che possono essere affrontati sono fortemente interdisciplinari e le competenze, va bene, che ci sono anche in Hyperion e in Iris effettivamente sono tali da poter contemplare i più vasti aspetti di un problema. Prima di chiudere vi accenno brevemente a quest'altro filone che è di indagine che è relativa appunto alla parte che compare comunque nel catalogo di Hyperion HS e che seguono i miei colleghi del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso all'Aquila. Si parla sempre di spettrometria di massa, okay? Quindi sempre di tecniche che si basano sul riconoscimento di specie isotopiche sulla base della misura della loro massa. Ma in questo caso gli isotopi che si vanno a contare sono isotopi stabili, pesanti, come per esempio gli isotopi del piombo. Qui vedete nello schemettino riportati alcuni degli isotopi del piombo. Ricordatevi che il numerello ad apice indica sempre la massa di quel particolare nucleo, oppure anche gli isotopi dello stronzio. I puntini qui stanno ad indicare che ci sono altri isotopi stabili, va bene, presenti in natura. Allora, perché ci interessa, per esempio, perché ci può interessare la composizione isotopica di piombo e di stronzio? Perché, allora, diciamo, sono due elementi interessanti, perché allora intanto, diciamo, gli isotopi stabili naturali di piombo derivano quasi tutti, fa eccezione il piombo 204, ma è vero per il piombo 206, il 207 e il 208, dai decadimenti di alcuni importanti radionuclidi presenti in natura. Per quanto riguarda lo stronzio, anche lo stronzio, questo isotopo qua, l'87 deriva dal decadimento, per esempio, di questo radionuclide, che è il rubidio 87. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo, per esempio, il piombo, ok? Il minerale dove ritroviamo i diversi isotopi del piombo ha una composizione diversa rispetto ad un altro minerale nei radionuclidi, anche la composizione isotopica del piombo sarà diversa in questi minerali, in questi due minerali. Quindi sostanzialmente, se noi riusciamo a misurare in maniera molto precisa le diverse composizioni isotopiche di piombo, ma anche appunto un altro esempio è dato dallo stronzio, noi possiamo avere una sorta di impronta digitale caratteristica che è legata all'area di provenienza geografica di minerali, metalli oppure anche reperti biologici. E quindi questi sostanzialmente noi andando a misurare la composizione isotopica, quindi quanto sono abbondanti diversi isotopi di uno stesso elemento, per esempio del piombo, possiamo riuscire a identificare, soprattutto se abbiamo dei database forti di riferimento per fare dei confronti, l'area di provenienza. Quindi siamo, se volete, nella grande famiglia di vedere un'opera d'arte, ok?
con l'analisi dei materiali che ci consentono di andare a fare un'analisi di provenienza dei materiali stessi. Vi do solo due accenni a due applicazioni appunto di lavori fatti dai miei colleghi del Gran Sasso, e colgo l'occasione per ringraziare in particolare Stefano Nisi, che mi ha gentilmente supportato per la preparazione di queste slide. Per esempio, proprio dalla misura della composizione isotopica del piombo in questo corpus di monete ritrovate a Pompei, diciamo, hanno ricostruito sostanzialmente proprio gli usi monetari, le tecniche di produzione, le rotte commerciali legate al rifornimento dal metallo. Sempre misure di spettrometria di massa per misurare appunto la composizione isotopica del piombo. Oppure un altro esempio di applicazione, sempre relativo agli isotopi del piombo, vedete qua questi lingotti molto belli in piombo di area ispano-romana. Questo è un lingotto di Santa Severa, conservato appunto al museo a Roma, e i miei colleghi appunto hanno analizzato la composizione isotopica di questo, come di altri lingotti ritrovati sempre in area mediterraneo occidentale, dal confronto proprio di quello misurato con i database presenti in letteratura, insieme ovviamente a considerazioni storico-archeologiche che non possono mai mancare quando ci si approccia a questo tipo di problemi, hanno indicato appunto il distretto di Cartagena-Mazarrón nel sud-est della Spagna come una probabile sorgente del minerale. Giusto per chiudervi il quadro, va bene, di quello che può rappresentare un FixLab, vi accenno solamente a quest'altra famiglia di tecniche che si possono applicare ad un acceleratore di particelle come quello dell'ABEC. Misure di ion beam analysis. Se siete, come dire, se avete sentito parlare di XRF, fluorescenza a raggi X, le misure IBA sono abbastanza simili, nel senso che si parte sempre da una sonda, in questo caso un fascio di particelle accelerate, come per esempio protoni, che va a sbattere, a interagire con un oggetto bersaglio. Dall'interazione si genera della radiazione, come per esempio anche i raggi X, la cui raccolta e identificazione e misura delle caratteristiche ci permette appunto di ricavare informazioni sulla composizione dell'oggetto in studio. E questo sono un tipo di misure, quindi, che misure di composizioni, di composizione, per andare appunto a studiare gli elementi che compongono il materiale. Mi sembra diciamo interessante da citare, perché a differenza di tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora, sono misure che comunque sono diciamo non hanno bisogno di un campionamento. Infatti diciamo l'oggetto da studiare, il manufatto, l'opera d'arte, quello che volete, diciamo così, considerare, può essere portato nel laboratorio, nella struttura
fissa e posizionato di fronte, okay, alla quello che noi chiamiamo la finestra d'uscita del fascio, quindi di fronte al, alla sonda per fare, scusate, per fare la misura. Quindi in un setup di assoluta sicurezza che ci permette di fare appunto misure assolutamente non distruttive, non invasive, senza alcuna necessità di prelevare dei campioni. Quanto possono essere non distruttive e non invasive lo potete capire perché qui in figurina c'è una, forse si intravede storta qua, una lettera autografa di Galileo Galilei e che diciamo nessun danno, va bene, ha subito nel caso della misura. Bene, vi ringrazio, vorrei ringraziare appunto tutti i colleghi dell'APEC, di CHNET, David per l'invito a tenere questa presentazione con voi oggi pomeriggio, grazie a Stefano Niti appunto del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso che mi ha supportato e ovviamente grazie a voi per avermi seguito. Grazie a te Maria Elena per la presentazione e anche per questo overview generale quello che può fare effettivamente il LABEC e comunque l'INFN per l'infrastruttura. Io avrei una curiosità, perché tu parlavi prima di datazione del carbonio 14 e mi chiede, perché tu comunque hai detto anche sistemi inorganici, comunque insomma basta che sia presente del carbonio e hai citato effettivamente anche le conchiglie. Io mi chiedevo, perché ne so poco di carbonio 14, quindi è per questo che ti faccio la domanda, ma ad esempio, non so, rocce che contengono, non so, carbonato e quindi carbonio, c'è possibilità di scambio e quindi di avere anche in un sistema inorganico come quello la presenza di carbonio 14 e quindi effettuare una sorta di datazione o no? Allora, in parte sì. Ok, perché per esempio uno dei casi in cui mi senti, vero? Perché sì, io ti ah, sento. Ok, no, perché ti vedevo rallentato e quindi avevo paura che avesse dei problemi la connessione. Allora, sì, per esempio, uno dei sistemi inorganici che sono datati con il carbonio 14 sono le barve, le concrezioni carbonatiche, sostanzialmente il travertino, insomma, che origina dalle scusa, mi sto intrecciando, dalle precipitazioni atmosferiche. Okay? Perché in quel caso la concrezione, diciamo, nasce nell'ambiente chiuso, nella roccia, ma perché percola, sì, percola, percola. Vabbè, parte l'accento, eh? Perché c'è percolazione, va bene, dell'acqua, della precipitazione. Quindi in quel caso l'acqua ha, se vuoi, una piccola concentrazione di CO2 che ti viene proprio dall'atmosfera e che in determinate condizioni, chiaramente, diciamo, la concrezione deve essere isolata e tutto, però effettivamente puoi usarlo proprio per andare a datare straterello dopo straterello la concrezione, tanto che questa tipologia di campioni, alcuni campioni chiaramente accuratamente selezionati o così, concorrono anche a costituire una porzione della curva di calibrazione, proprio perché diciamo riflettono pezzettino pezzettino della concrezione quanta CO2 c'era in atmosfera nel momento della precipitazione. Capito, grazie per il chiarimento. Non so se ci sono altre domande per Maria Elena. Se non ci sono, io direi che possiamo chiudere questa sessione ringraziando tutti i partecipanti, ovviamente ringraziando Maria Elena e Nikos che hanno contribuito alla realizzazione.
E per qualsiasi domanda, ulteriore chiarimento, dubbio, potete contattare me tramite anche gli organizzatori, e, insomma, sono a vostra disposizione, e anche Maria Elena Nikos per qualsiasi informazione. E, niente, quindi vi ringrazio e buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie.